Allora, niente, salve a tutti dell'Aion Operai. Allora, parlando con mia moglie, decidiamo, insomma, visto che il 3 ottobre è il nostro anniversario, beh, andiamo a farci una settimana da qualche parte. Andiamo in Inghilterra, visto che comunque mia moglie è di origine inglese, no? Quindi, niente, vabbè, guardiamo un attimino se si può prenotare tutto, dopodiché, oh cavolo, c'è la cosa della Brexit. E dunque, andiamo a guardare i passaporti. Il mio è ancora valido, quello di mia moglie è scaduto, no? Quindi dice, vabbè, niente, dai, prenotiamo il rinnovo, tanto cosa vorrà mai. Se non che andiamo a guardare sul sito della Polizia di Stato, questione di Reggio Emilia, il primo appuntamento, ragazzi, è il 10 di ottobre, il primo appuntamento valido, eh. Cioè siamo a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 8 mesi. 8 mesi per fare un appuntamento per rinnovare il passaporto. Ora, io non dico tanto perché, per carità, insomma, abbiamo tanti altri problemi, no? Ma 8 mesi per rinnovare un passaporto? E sarebbero questi qua i servizi al cittadino italiano? Io non lo so, io mi sono indignato, sono rimasto stupefatto praticamente. Non è possibile che ci siano queste cose qua, eh. Dopodiché mia moglie mi dice, vabbè, ma forse sei solo tu che non lo sai, tutta la gente lo sa che ci vuole tanto tempo. E allora? Beh, allora? E cosa facciamo? Beh, cosa vuol dire? Tutta la gente lo sa che ci vuole tanto tempo. Ma scusate, ma noi dove cavolo siamo, eh? Ma dove ci troviamo? In Europa, uno dei primi 10 paesi al mondo? Oppure ci troviamo, con tutto il rispetto per tutti i paesi del mondo, ma nel terzo, quarto, quinto mondo? Ma non è possibile. Allora io faccio un appello al signor questore della questura di Reggio Emilia, ma anche e soprattutto al ministro dell'Interno, il signor Piantedosi. Ma signori, ma veramente stiamo facendo cosa? Ma ce ne rendiamo conto di questa roba qua? Ma è possibile che un cittadino debba aspettare 8 mesi solo per rinnovarlo il passaporto? Poi chiaramente lo vai a rinnovare e bisogna vedere quanto tempo ci vuole, magari ci vorrà qualche altro mese, quindi sarebbero 9 mesi in tutto per rinnovare il passaporto. Ma stiamo scherzando? Ma io non lo so, cioè io mi indigno, come cittadino. Io mi indigno perché comunque io lavoro e pago tutte le cavolo di tasse che ci sono da pagare. Perché lo Stato italiano funzioni e funziona così lo Stato italiano, ma non è possibile, ma è una cosa inammissibile, inammissibile. E secondo me dovremmo ribellarci tutti, altro che dire, vabbè, ma lo sanno tutti che ci vuole un sacco di tempo. Cosa vuol dire? Ma non vuol dire mica niente. Io sono indignato e faccio appello veramente al signor Questore di Reggio Emilia e anche al signor Ministro dell'Interno, Piantedosi. Datevi una mossa per favore, non è possibile che ci voglia così tanto tempo. Non è possibile. È una cosa che è da quinto mondo, neanche da terzo o da quarto. Io sono indignato. La Iena Operaia è indignata, arrabbiata. Casomai proverò ad andare a intervistare qualcuno la questione di Reggio Emilia perché non è possibile che ci siano queste cose qua. Un saluto a tutti.